Lui è un amico mio, l'ho visto crescere, l'abbiamo visto anche lui sull'emittente televisiva della RAI. Qual era? Il programma era Prodigio, era su RAI 1. Il più piccolo, ma lui è una delle voci più belle che abbiamo noi in Campania. L'ho visto crescere, lo voglio bene, è sempre presente nei miei eventi e stasera ci stupirà con una canzone. Quale ci canti? Allora, intanto buonasera e voglio un forte applauso per Angelo. Allora, il brano è Cosa farò ed è un brano tratto dal mio primo lavoro discografico prodotto dalla Zeus. Ok, signore e signori, Ciro Marra, applausi. Grazie. Sono già le sei, già le emozioni non si contano, meglio jeans da camiso pur non, ho paura di sbagliare. Sono timido e so, sto tremando la paura come un fuoco di un falò, un suo dentro non ti divido, sta arrivando il colala, anzi me lo sai e non se vuol far male. Grazie mille, grazie. Complimenti Ciro Marra, veramente una voce eccezionale, aveva ragione Angelo, che ti ha visto crescere diciamo anche artisticamente. E poi diceva appunto il programma si chiama Prodigio e abbiamo un grande prodigio, gli farei ancora un grande applauso. Ciro, grazie. Allora nel frattempo vi dico, se riuscite a stare perlomeno un altro 4 d'ora, poi dopo abbiamo i fuochi d'artificio e le degustazioni. Io credo che chi va via si perde il finale, si perde tutto quel ben di Dio che c'è da mangiare, i fuochi di neve, quindi meno ne siamo da un lato, meglio è, diciamo così, così qualcuno si porta anche i fuochi di neve a casa. Allora, pensiamo subito alle cose più importanti. Abbiamo la scuola di ballo Milonga che ci presenta un ballo sulla legalità, diciamo che
non è lo spazio adatto qua, però nel frattempo ci sono due opzioni: o farla nel campetto, la facciamo nel campetto, loro già sono nel campetto, ci siamo, andate nel campetto, poi subito dopo abbiamo Giuseppe D'Angelo, Mario Conte e il finale con il fuoco d'artificio.